Un evento particolare accaduto sulle nostre spiagge ha accolto l'attenzione di una nostra telespettatrice di Urbania che, trovandosi a passeggiare nella spiaggia di Sassonia, ha notato numerose sardine morte sulla battigia. Temendo gli effetti di un inquinamento, ci ha inviato questo video. Guardate. Siamo qui a fine di Sassonia, andando verso sud. Ho notato appunto questa moria di pesciolini, di alici. Ma è pieno? Pienissimo. Tutto da laggiù fino a un pezzo in là sono arrivate ed è pieno di queste alici piccoline. Pieno, vi faccio vedere ancora. È pieno. Guarda, è pieno. Non so se si vede. Guarda, sono venute a morire qua o le hanno portate qua? Boh. E per capirne di più, questa mattina abbiamo interpellato il biologo Corrado Piccinetti, lo ha intervistato Massimo Foghetti. C'è una moria di alici. Professor Piccinetti, una nostra ascoltatrice ci ha segnalato lo spiaggiamento di una piccola quantità di pesci sulla spiaggia di Sassonia e teme un inquinamento ambientale. Lei ha esaminato il pesce che è finito sulla spiaggia. Di che cosa si tratta? Il pesce si tratta di piccole sardine che hanno un'età di un mese e mezzo, due mesi, quindi sono nate da non molto tempo, che sono giuste nel periodo, diciamo, loro della riproduzione e dell'accrescimento. Le sardine spiaggiate non sono un grandissimo quantitativo e sono però solo di una specie, ossia non abbiamo lo spiaggiamento di tante specie di organismi come avviene quando c'è un fenomeno di inquinamento. In questo caso si tratta di una sola specie e di una sola dimensione, quindi era un branco di pesce, e in genere quando succedono queste cose il motivo è l'inseguimento da parte di un predatore. Se la sardina piccola in questo caso è inseguita da degli sgombri, da delle aguglie, da dei pesci di più grosse dimensioni che vogliono soltanto mangiare, loro scappano. E se evidentemente sono nelle acque, da un lato c'è la spiaggia, dall'altro ci sono i predatori, loro per scappare dai predatori si buttano anche sulla spiaggia, però dopo, una volta che sulla spiaggia, non sanno che non possono ritornare dell'acqua e quindi restano a sbattersi per un poco e poi muoiono. Comunque sono delle sardine. Solo che vorrei approfittare della cosa per segnalare una cosa estremamente positiva: la sensibilità di questa persona che ha visto un fenomeno così anomalo e lo ha segnalato. Normalmente tutti quanti passiamo, vediamo una cosa, andiamo avanti tranquilli, invece segnalarlo permette di conoscere o di aumentare le conoscenze su quello che sono dei fenomeni biologici. In questo caso il fenomeno biologico è la predazione di una specie verso delle altre, quindi il pesce più grosso mangia il pesce piccolo. Questo ci dà la possibilità anche di fare il punto sulla situazione del mare Adriatico, della situazione ambientale, ecco, soprattutto anche per quanto riguarda la presenza di pesce in questo mare. La situazione del mare Adriatico non è negativa, la quantità di pesce in mare c'è, non è che manca il pesce, quello che manca, non manca i pescatori. Quindi a un certo punto noi possiamo avere un mare ricco di pesce, ma se nessuno lo va a prendere, perché non ci sono le condizioni economiche per poter fare un'attività di pesca? Evidentemente l'attività di pesca è un'attività di carattere commerciale. Uno va a pescare, se a un certo momento dalla pesca ricava un guadagno sufficiente a vivere e a mantenere tutto l'insieme delle strutture che sono necessarie. Se questo non succede, la gente va via. Ed abbiamo la situazione del porto di Fano, dei porti della maggior parte della flotta italiana e tutto quello che concerne la pesca. Però il pesce in mare c'è. Se noi andiamo a guardare i dati degli survey che vengono fatti annualmente da oltre 20 anni, tutti gli anni la quantità di pesce c'ha delle oscillazioni e delle variazioni da una specie a un'altra, ma nel complesso è stata sempre abbondante. Quindi non è che ci sono. Nel mare le specie hanno tutto un equilibrio fra di loro. Evidentemente una volta aumenta una specie, poi ne aumenta un'altra, e il rapporto preda-predatore che c'è sempre stato e sempre ci sarà, perché, e questo se uno lo conosce non si deve preoccupare. Però quello che mi preoccupa e che preoccupa molto è che il prelievo di queste risorse, che una volta era molto più abbondante, adesso è diminuito moltissimo, ma è diminuito moltissimo più che altro per motivazioni di carattere economico, non è più conveniente pescare.